obbligo di Green Pass per ristoranti al chiuso, piscine, palestre, musei e cinema. Intanto oggi il governo ha approvato l'estensione anche a mezzi di trasporto a lunga percorrenza, personale scolastico e studenti universitari. Sull'applicazione della certificazione verde e sui controlli, i titolari dei locali restano divisi, ma da domani si parte e in piazza a sorpresa scende nuovamente il popolo dei No Pass. Che il clima attorno ai vaccini e il Green Pass resti incandescente lo dimostra la nuova lettera recapitata al sindaco di Treviso. Mario Conte però va avanti per la sua strada, è il momento, dice, della convivenza con il virus. L'iniziativa Fast Vax lanciata dal presidente Zaia in Veneto, aperti in queste ore dalle ULS decine di migliaia di nuovi posti per vaccinarsi, priorità immunizzare i giovani prima del rientro a scuola. Tragico incidente stradale, mattinata a Cavallino Tre Porti, a perdere la vita un sacerdote di Torino, fatale lo scontro con un'auto mentre andava in bicicletta in chiesa. Segnali positivi arrivano dall'economia, produzione record nel secondo trimestre 2021 per l'attività industriale di Treviso e Padova, l'incremento fa segnare un più 39%. Ancora un successo per le Fiamme Oro di Padova alle Olimpiadi di Tokyo, dopo Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs, Massimo Stano si impone nella 20 km di marcia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, dunque in primo piano questa vigilia per l'entrata in vigore da domani del Green Pass per accedere, lo sappiamo, a ristoranti e bar al chiuso e poi palestre, piscine, cinema e musei. Intanto oggi il governo ha approvato l'estensione della certificazione verde anche per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza e poi per il personale scolastico e per gli studenti universitari. Green Pass per il personale scolastico e per gli studenti universitari. Questa è la decisione presa in mattinata dalla cabina di regia del governo, che si è poi pronunciata sull'altro fronte aperto, quello dei trasporti. Dal 1 settembre sarà necessario essere in possesso della certificazione verde anche per salire a bordo dei mezzi a lunga percorrenza, aerei, treni, alta velocità di intercity, traghetti extraregionali. Accordo raggiunto anche per quanto riguarda la capienza, che dovrebbe passare dal 50 all'80% dei posti disponibili, sempre per il trasporto a lunga percorrenza partendo dai treni. Il Green Pass invece non sarà obbligatorio per il trasporto locale e per i treni regionali. Intanto questa mattina in Commissione Istruzione del Senato si è tenuta l'audizione del Ministro alla Mobilità Giovannini sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico. In particolare si è discusso dei servizi aggiuntivi e delle disposizioni in materia di sanificazione e igienizzazione dei mezzi. Dunque aziende di trasporto locale pronte in vista del rientro a scuola degli studenti. A settembre saremo pronti per il servizio scolastico nei termini che abbiamo concordato ancora con il prefetto e con il provveditore, e col potenziamento di 30 mezzi che sono a disposizione non abbiamo nessunissimo problema. E nelle ultime ore dal governo sono arrivati anche i tanto attesi chiarimenti chiesti in queste settimane dagli albergatori. I clienti degli hotel che vorranno accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il Green Pass. Altra importante novità decisa riguarda i vaccinati venuti in contatto stretto con un positivo. Per loro la quarantena sarà ridotta a 7 giorni con tampone a fine del periodo. Resta di 10 giorni invece per i non vaccinati. E sempre oggi il Ministero della Salute ha emanato una circolare relativa alle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid per consentire l'accesso ai servizi che prevedono l'obbligo del Green Pass a quei cittadini che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione. Nella casistica interessata rientrano anche le donne in gravidanza, per le quali la vaccinazione non è controindicata, ma qualora, si legge nella circolare, dopo valutazione medica si decida di rimandare la vaccinazione alla futura mamma, potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea all'inoculazione. E allora sentiamo come una delle categorie più interessate dall'obbligo del Green Pass sta vivendo questa vigilia. Continua a creare confusione e incertezze l'utilizzo e il controllo del Green Pass. Molte le attività, dalle palestre ai musei, dove diventerà indispensabile. Ma la categoria più colpita e più rilevante per numero di aziende e di utenti coinvolti resta quella della ristorazione e dell'accoglienza. C'è da dire che c'è una grande confusione, una confusione nei decreti legge che non arrivano. Noi siamo pronti per mandare ai nostri associati i cartelli con quello che dice il decreto legge, perché bisogna rispettarlo il decreto legge, e a questo punto pretendiamo di avere una garanzia di chiarezza.
Ma la chiarezza non passa attraverso un controllo che dobbiamo fare noi nel nostro settore di commercio, ristoranti, alberghi e bar. A subire le spese di una situazione poco chiara sono in tanti, compresi gli agriturismi, la cui associazione Agriturist ha espresso le proprie contrarietà. Green Pass per il mondo dell'agriturismo cosa vuol dire? Vuol dire l'ultima mazzata utile per chiudere, nel senso l'agriturismo si stava sollevando da un anno difficilissimo nelle prenotazioni e nell'attività e nel lavoro. Questa mazzata ovviamente ci sono disdette nelle prenotazioni, non solo per il nostro settore ma tutto il settore alberghiero, che ovviamente alla vigilia dell'entrata in vigore di questo Green Pass ancora non sappiamo come funziona e come viene applicato sostanzialmente. E noi non lo chiederemo, come avevamo detto sia noi, i nostri colleghi, che anche Veneto Imprese Unite, dunque chi vorrà presentarlo spontaneamente lo presenterà e noi lavoreremo così. Questa è un po' la nostra linea. Da questa parte senza Green Pass, da quest'altra con il Green Pass. Come vi organizzate? Ho già cercato di, passatemi il termine, istruire i miei clienti fissi per non aver problemi noi, ma anche loro, da domani. E adesso invece sentiamo la voce dei cittadini in merito all'entrata in vigore del Green Pass domani. Per me è una grande, per non esagerare troppo, dai, è un anno e mezzo che ci stiamo dietro. Basta, basta. Io l'ho fatto, per carità ce l'ho, però basta adesso. Dobbiamo accettare per essere pronti, per combattere, per trovare, insomma, bisogna, in qualche modo bisogna combattere. Accettiamo tutto quello che ci viene suggerito e abbiamo fiducia di chi ce lo suggerisce. Quindi lei è già pronta, l'ha scaricato, come... Non ancora, ma lo farò, insomma, a breve. Veniamo de Francia, comunque l'abbiamo già. Tutto a ecco, posto. Tutto noi è tutto a posto. Normale. Esatto. Come on dit, sul portable, come on dit il portable? Sì, sì, sì. L'avete scaricato sul telefono? Voilà, sì, voilà. Sì, sì. Okay. Ve l'hanno chiesto quando siete arrivata? Yes, nessuno. Neanche l'aeroporto? La frontiera, nessuno. Io l'ho già in tasca, nessun problema. Anzi, mi fa piacere. Mi fa piacere di averlo. Io sono pienamente d'accordo. Ce l'ha? Certo. Io sono d'accordo, l'ho già fatto e quindi... È una buona soluzione. Noi abbiamo il Green Pass, quindi pensiamo bene, pensiamo positivo che vada bene. E c'è chi è già pronto per accertare che i presenti, il pubblico presente agli eventi sia munito di Green Pass. Sono gli organizzatori appunto degli eventi, dei concerti che si sono muniti della specifica app del Ministero. Si chiama Verifica C19, è la app del governo che permette di scansionare i QR code dei Green Pass. Ogni gestore di locale o di evento può utilizzarla, è gratuita e in tempi rapidi, insieme a un documento di identità, potrà autorizzare l'ingresso alle persone in quei luoghi dove il Green Pass sarà obbligatorio. Devo dire che i commenti sono per lo più positivi, cioè la gente è sia preparata, molti in realtà venivano già ai precedenti eventi col Green Pass senza che ce ne fosse bisogno, e favorevole a questa indicazione, quantomeno per avere la maggior sicurezza della frequentazione di un luogo comunque pubblico con persone che siano in qualche maniera certificate del loro stato di salute. Qualche scontento ci sarà sempre, dice Zangirolami, come chi non vorrà dotarsi di questo passaporto. Però la voglia dello spettacolo deve superare qualche piccolo fastidio che è del pubblico ma anche nostro, perché seppur favorevoli anche noi, chiaramente c'è un aumento di personale, un aumento di costi, un aumento di tempi, e non è una nostra volontà rallentare l'ingresso o creare barriere burocratiche, però insomma è una normativa, è come un documento per andare a fare un viaggio, e quindi la voglia di viaggiare o la voglia del concerto devono far sì che tutti si dotino comunque di qualcosa di molto semplice, perché sta nello smartphone esattamente come il QR code del biglietto aereo. Qual è il consiglio? Arrivare un po' prima?
diciamo che quello che consigliamo, se uno non può arrivare proprio prima, è di non arrivare proprio all'ultimo, perché inevitabilmente poi non possiamo neanche ritardare l'inizio dello spettacolo perché qualcuno si è attardato. Il primo evento con Green Pass obbligatorio della rassegna Castello Festival 2021 è in programma per sabato 7 agosto con Omar Pedrini e Pierpaolo Capovilla. Il 12 agosto toccherà alle vecchie glorie Creedence Clearwater con Johnny Guitar Williamson. Ore 21:15, Arena Live Geox di Corso Australia. E che il clima intorno al Green Pass e alle vaccinazioni resti incandescente lo dimostra la nuova lettera recapitata al sindaco di Treviso. Mario Conte però va avanti per la sua strada, dice è il momento della convivenza con il virus. Vaccini come ricette per diventare zombie, mascherine definite simbolo di sottomissione per l'umanità e poi insulti e auguri di morte. L'ennesima lettera recapitata al sindaco di Treviso Mario Conte è un concentrato di farneticante complottismo e minacce più o meno velate, parole che il primo cittadino ha subito condiviso sui social. Questo il clima, avanti il suo commento che arriva a poche ore dall'entrata in vigore del Green Pass. Anche su questo Conte ribadisce la linea di Casugana e dell'Anci Veneto di cui è presidente. Per non rivedere più lockdown, chiusure, lacrime degli imprenditori, è fondamentale vaccinarsi il più possibile e utilizzare tutti quegli strumenti che consentono di mettere in sicurezza l'economia, tra i quali c'è anche il Green Pass. Posizione chiara ma distante, anni luce da quella di alcuni stessi esponenti della Lega, anche regionale, profondamente critici nei confronti della certificazione verde. L'appello che faccio anche a quella parte politica che oggi liberamente manifesta dissenso nei confronti di questa linea è quella di mettersi nei panni degli amministratori che devono vedere tutelata la salute pubblica. Salute pubblica che passa anche attraverso i controlli sull'applicazione delle nuove regole, soprattutto nei locali al chiuso. Nessuno ha come obiettivo quello di multare o di punire i cittadini che non vogliono rispettare le regole, ma ci siamo posti l'obiettivo di far capire l'importanza di rispettare le regole. In quest'ottica il sindaco di Treviso sposa l'iniziativa della collega di Ponte di Piave, Paola Roma, pure lei della Lega, che ha introdotto i lavori socialmente utili in comune, ovviamente online, per i giovani che hanno contratto il Covid durante feste abusive. Sentirò proprio nelle prossime ore la collega per capire quali sono le caratteristiche di questo progetto e se è ripetibile nella mia città sicuramente lo valuterò insieme agli assessori. Pronto a guardare a Ponte di Piave anche Casier. Sono tutte quelle iniziative che sicuramente credo faccia piacere, visto anche i risultati dei giovani, di essere insomma sempre più partecipi e di trovare questa sinergia con la parte amministrativa pubblica. Dalla mezzanotte di oggi 100.000 posti per vaccinarsi a disposizione nelle ULS Venete, l'annuncio che ha fatto qualche giorno fa il presidente Zaia, l'appello dell'ULS Euganea, prenotate così per l'autunno si raggiungerà l'immunità di gregge. Sono 20.000 circa i posti messi a disposizione per i cittadini della provincia di Padova dalla mezzanotte di giovedì 5 agosto per le vaccinazioni anti-Covid nella cosiddetta settimana Fast Vax annunciata nelle scorse ore dal governatore Luca Zaia e che garantisce un appuntamento per la prima dose di siero Pfizer o Moderna entro 7 giorni. Attualmente nel territorio dell'USL 6 Euganea sono 42.000 le persone prenotate per ricevere la prima dose. Questi 20.000 nuovi posti si aggiungono ai 64.000 ancora disponibili fino a settembre. Se i padovani rispondessero in massa con questi numeri ci sarebbero buone possibilità di raggiungere l'immunità di gregge entro l'autunno. Abbiamo con questo anche incremento per la prossima settimana, cioè da venerdì a venerdì, sostanzialmente questi 20.000 posti in più. Praticamente a questi quindi 42.000 che sono comunque già occupati potrebbero aggiungersi altri 84.000 persone che si potrebbero appunto prenotare. Pensate che se io dovessi sommare questi due numeri, cioè 42.000 e gli 84.000 che mancano, a fine settembre riusciremo a raggiungere praticamente
i 7/8 della popolazione della provincia. Al momento il 72,4% della popolazione padovana over 12 ha ricevuto almeno una prima dose di vaccino. Nella fascia più a rischio degli anziani resta da vaccinare il 3,2% degli ottantenni, il 9% dei settantenni e il 15% dei sessantenni. Da venerdì 6 agosto e per tutta la settimana dal 9 al 13 agosto, inoltre, il padiglione 6 della fiera sarà aperto dalle 18.30 alle 22.30 per le vaccinazioni, grazie ad una ventina di specializzandi che si sono messi a disposizione per le somministrazioni. Ovviamente serve la prenotazione per accedere al sito vaccinale. Per i più piccoli invece presto il vaccino potrà essere somministrato anche dai pediatri, visto che è stato raggiunto l'accordo nelle scorse ore. Nel frattempo sul fronte ricoveri a causa del Covid sono 2 le persone ricoverate in terapia intensiva a Cittadella, entrambe non vaccinate, e 12 invece quelle in area medica. Nell'RSA non si registrano nuovi casi, mentre un gruppo di scout padovani in vacanza fuori regione sono in quarantena dopo la scoperta di 8 positività. Siamo alla cronaca. Tragico incidente stradale in mattinata a Cavallino Tre Porti in provincia di Venezia. A perdere la vita un sacerdote di Torino. Fatale lo scontro con un'auto mentre il parroco stava per raggiungere la chiesa in sella alla sua bicicletta. Stava trascorrendo un periodo di vacanza a Cavallino Tre Porti, dove possiede una casa. Ha perso la vita poco prima delle 8:30 del mattino a Casavio, attraversando la strada in bicicletta per recarsi in chiesa. La vittima è un parroco di Torino in pensione. Lo scontro con l'auto si è rivelato fatale. Inutili i tentativi di rianimazione. I sanitari del SUEM 118 non hanno potuto che constatarne il decesso, probabilmente avvenuto sul colpo. Don Ferruccio Gambaletta aveva 79 anni. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia locale. Alla guida dell'auto c'era un uomo di Cavallino risultato negativo all'alcol test. Sul posto anche i carabinieri e vigili del fuoco. E poi c'è l'economia con i segnali positivi che arrivano dai dati di Assindustria Veneto Centro. Nel secondo trimestre 2021 l'attività industriale di Padova e Treviso supera i livelli pre-pandemia. Tra aprile e giugno la variazione della produzione è stata del più 39,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, minimo della crisi, e del più 9,9% rispetto al 2019. L'analisi è quella di Assindustria Veneto Centro, che punta i riflettori anche sui settori che hanno permesso questo record produttivo. Il ritorno importante della domanda interna, più 47,4%, e della corsa all'export più 61,8% rispetto a 2020, soprattutto extra UE. Il balzo degli ordini sia interni che esteri anticipa che tale contributo continuerà anche nei mesi estivi. L'accelerazione si legge anche nei dati sul lavoro. Il secondo trimestre consolida il segno positivo. Oltre metà delle imprese assumerà nei prossimi 6 mesi. Un trend riconosciuto anche da Confapi. C'è un'area da boom economico in qualche modo. E voi forse sapete che io sempre ho detto, sono sempre molto positivo. Le previsioni di crescita del PIL nazionale, che erano più o meno al 4%, ora arrivano come previsione almeno a superare il 6%. Nonostante l'eredità pesante della pandemia, dichiara Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto Centro, il sistema produttivo di Padova e Treviso ha ripreso a marciare con ritmi senza precedenti anche nei mercati esteri. Alla luce dei dati possiamo finalmente dire che la produzione industriale è tornata oltre i livelli pre-pandemia, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Preoccupano nuovi rischi legati alle possibili varianti del contagio e altri fattori di incertezza su tutti i rincari insostenibili e in alcuni casi la carenza di materiali. Gli fa eco Carlo Valerio, secondo il quale il costo delle materie prime da un lato e la carenza di personale qualificato dall'altro potrebbero frenare questa crescita. Se questo balletto delle materie prime, visto che noi siamo tutti trasformatori, quindi usiamo materie prime, non verrà controllato e calmierato da regole nazionali o sovranazionali, potrebbe rischiare di compromettere la ripresa, la quale per tutti gli altri fattori ci sarebbe. E i dati del secondo trimestre parlano di ripresa per le imprese del Vicentino, grande aspettativa per il Green Pass, visto come chiave di volta per un ritorno alla vita sociale e dei consumi.
Dalla meccanica al mobile, il mondo dell'economia vicentino parla di ripresa. I dati elaborati dal secondo trimestre vedono tutti gli indicatori mostrare un segno positivo, non tanto e non solo rispetto ad un 2020 sostanzialmente fermo. Il paese era in lockdown, ma rispetto alla pre-pandemia, ovvero al 2019. Più 34% è il dato significativo che parla di un Veneto e un Vicentino vocati all'export e che oggi vede la performance migliori. Ancora in difficoltà il sistema moda, che ha risentito e risente ancora del calo dei consumi, causa anche una vita sociale fino ad oggi al palo. La svolta potrebbe essere dettata proprio dall'obbligo del Green Pass. Credo che questo sacrificio lo si debba fare, quindi mi rivolgo a quegli imprenditori che in questi giorni stanno protestando, ma noi non siamo dei vigili o dei carabinieri. Io dico a questi imprenditori, è meglio guardare il Green Pass con il telefonino e avere la certezza che questo è a posto che chiudere le serrande e stare in lockdown. E i sindacati, che temono che il certificato vaccinale possa diventare strumento discriminante per licenziare, la replica è netta. L'impresa non è nata per licenziare, l'impresa è nata per assumere, e una piccola impresa, una media impresa come la tipologia delle nostre, coltivare un proprio collaboratore costa denaro e non è detto perché ci sia un momento di crisi che tu lo mandi via. A dimostrazione di ciò, i dati parlano di saldo positivo delle posizioni dei dipendenti, con il numero delle assunzioni che torna a livelli pre-Covid. Cresce anche l'ottimismo tra gli imprenditori, che vedono nel breve periodo un incremento produttivo. Preoccupa il diffondersi del caporalato nell'agricoltura veneta, a lanciare l'allarme la FLAI CGIL, secondo la quale in regione ci sono 3.000 lavoratori a rischio sfruttamento. Noi abbiamo calcolato attraverso l'osservatorio Placido Rizzotto, che è l'osservatorio nazionale della FLAI CGIL, che i lavoratori assoggettati a rischio sfruttamento e caporalato oggi in tutto il Veneto ammontano circa 3.000 lavoratori, tenendo però in bene a mente che la platea è molto più ampia se consideriamo anche il lavoro nero grigio, che purtroppo esiste anche nel nostro territorio. In Veneto il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura non è né marginale né isolato. Anzi, la denuncia della FLAI CGIL è che sia in crescita. Il settore vale quasi 6 miliardi e mezzo di euro e occupa 75.000 persone, tra cui 61.000 stagionali. Nel 2016 Veneto Lavoro stimava al 16% i lavoratori non regolari del comparto. Il fenomeno del caporalato in Veneto è travestito attraverso le cooperative senza terra, ovvero cooperative spurie, che approfittano della condizione di bisogno dei lavoratori, soprattutto stagionali, ovvero anche richiedenti asilo, e per sfruttarli offrendo manodopera a servizio di aziende agricole autoctone. Ci sono dei reati spia che connotano l'inquadramento illegale e lo sfruttamento dei lavoratori, negli orari di lavoro e nella denuncia di meno giornate rispetto a quelle lavorate, oppure in ambiti alloggiativi fatiscenti e mancate condizioni di sicurezza. Noi stiamo organizzando delle attività di outreach, cioè uscite di sindacato di strada, con un'equipe specializzata, dove ci saranno anche dei mediatori culturali, e andremo laddove ci sono i lavoratori, sia sui luoghi di aggregazione che di raccolta, anche nei campi dove sono costretti a lavorare, e far emergere tutte quelle condizioni di caporalato e sfruttamento che si manifestano con alcuni reati spia. E siamo allo sport, perché continuano le vittorie, le soddisfazioni da parte dei nostri atleti alle Olimpiadi di Tokyo. È arrivato il bronzo per il ciclista veronese Elia Viviani nella disciplina dell'Omnium, e poi ancora un successo per le Fiamme Oro di Padova, oro nella marcia con Massimo Stano. Sì, certo, non mi sembra vero, la terza medaglia d'oro, una cosa incredibile, un'emozione unica, e qui proprio alla caserma Pietro Ilardi è stata una gioia immensa, abbiamo festeggiato tutti, nessuno si aspettava anche che arrivasse questa terza medaglia d'oro. Terza medaglia d'oro per il gruppo sportivo delle Fiamme Oro di Padova, un successo di dimensioni planetarie. A portare a casa un altro incredibile alloro è stato Massimo Stano nei 20 km di marcia. Un'impresa che per il direttore tecnico Sergio Baldo nasce da lontano dall'impegno e il sacrificio di Stano.
Io c'ero a Doha nel 2019, ai campionati del mondo, quando Massimo stava rimontando sui primi e andava secondo me a vincere la gara, che è stato fermato dai giudici in pit stop per 2 minuti. È stata una decisione sofferta e forse Massimo non si meritava quello stop, ma da lì è partita la determinazione per migliorare la tecnica di marcia. Hanno fatto 2 anni di lavoro incredibile. Io sapevo che Massimo aveva lavorato bene, sapevo che era in grande condizione e tecnicamente in questa competizione poteva veramente dire la sua. Un risultato per il centro sportivo padovano che ha dell'incredibile. Nel medagliere, infatti, ha le stesse medaglie d'oro di grandi nazioni come la Spagna o il Brasile. Una soddisfazione celebrata anche dal presidente della regione Luca Zaia, che si è complimentato con il marciatore delle Fiamme Oro. Io dico, abbiamo fatto la storia, 3 medaglie d'oro a Padova con le Fiamme Oro di Padova, l'atletica leggera che era da anni che soffriva di questa difficoltà a vincere le medaglie internazionali. Quest'anno ci siamo presi le soddisfazioni e se le è prese Padova, questa città e questo grande gruppo sportivo che sono le Fiamme Oro. Ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la discussione del nuovo decreto per l'estensione dell'applicazione del Green Pass. Arriva dal sito del Corriere della Sera: i docenti universitari dovranno avere il Green Pass, non gli universitari. Dunque, da quanto si apprende, l'obbligo del Green Pass riguarderà solo il personale scolastico e quindi anche i docenti universitari, non gli studenti che frequentano gli atenei italiani. E i professori che dovessero rifiutare il vaccino saranno sanzionati. Sono queste le novità emerse dal confronto tra regioni e governo dopo la cabina di regia relative appunto al decreto sull'estensione del Green Pass. E adesso un'avventura a lieto fine per un cucciolo di orso rimasto incastrato tra 2 alberi. Ecco le immagini. In Val di Ion, nel comune di San Lorenzo d'Orsino, in Trentino Alto Adige, il cucciolo è stato liberato dai forestali del Trentino con una complessa operazione condotta insieme al nucleo elicotteri della provincia autonoma di Trento. Un intervento, ha spiegato il corpo forestale, particolarmente complicato anche per la presenza della mamma dell'orsetto di circa 1 anno. Ed è davvero tutto, vi lascio come sempre alle previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in temporaneo rinforzo sull'Italia, dunque sul nostro territorio torna ad essere maggiormente stabile il tempo. Vediamo nel dettaglio la previsione di venerdì 6 agosto. Sul Veneto la situazione meteorologica torna a migliorare, lo vedete, ci attende una giornata soleggiata con cielo al massimo poco nuvoloso. Soltanto al pomeriggio saranno possibili dei veloci acquazzoni sui rilievi. Temperature in ripresa, minime tra 13 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso, tanto sole con locali temporali nelle ore pomeridiane sui monti, localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature minime tra 14 e 21 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui bel tempo ovunque, solo con qualche piovasco sui settori esteri di confine. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.